Ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Un programma ideato e condotto dall'artigliere Gianluigi Leoni. Buonasera, benvenuti da Gianluigi Radio Vacanze per l'Italia Ascolta il Piave. Chiacchierata del martedì, ci fa veramente piacere tirare fuori il meglio della nostra chiacchierata serale, insomma, ecco. Mi fa piacere poi trovare ancora tanti amici all'ascolto, dove il massimo che si possa ottenere dalla nostra trasmissione con tutti i collaboratori disponibili, come Massimo Neri, che tra poco interverrà raccontandoci il suo programma radiofonico con me condotto insieme a questa serata, dove ci parla del suo spettacolo, e poi ancora Leonardo Malatesta, che invece ci parlerà della battaglia d'arresto. Dunque abbiamo sicuramente tanto da raccontare, e vi ricordo i numeri per entrare in contatto con noi, che sono lo 06 410 1680, oppure 320 46 87 503. Ovviamente radiovacanze@gmail.com, se volete segnalarci qualcosa inerente alle manifestazioni che si stanno svolgendo appunto in questo mese di novembre. Ringrazio tutti come sempre per le segnalazioni, come l'ultima che ci ha fatto la nostra mattina del programma, Agostina Zacchini. Le musiche saranno del coro dell'Anna Roma, degli Alpini, e poi anche della Brigata Alpina di Trentina, ringraziando sempre il nostro maestro Giordano Zacchini. Io, come sempre, come faccio in tutte le interviste, cominciamo a chiamare in diretta con voi, proprio come appunto si fa tra amici, perché questa trasmissione dà a tutti la possibilità sia di parlare, ma allo stesso tempo anche di farci sentire vicini l'uno all'altro. Cominciamo a chiamare il dottor Massimo Neri, nostro amico e attore protagonista di uno spettacolo bellissimo, La Grande Guerra. La Grande Guerra, era come era detto il romano. Buonasera Massimo, ben trovato, come stai? Buonasera, bene, molto bene. Sono molto contento, sono veramente molto contento. Allora, Massimo, come sta andando il tuo spettacolo che stai portando in giro per tutta Italia? Molto bene, devo dire, c'è grande interesse intorno a questa nostra iniziativa, tant'è che adesso venerdì siamo a Cordignano, in provincia di Treviso, per concludere, diciamo, la parte autunnale della nostra programmazione, ma siamo già con i ferri in acqua per quanto riguarda il 2018, che si presenta veramente molto ricco di impegni. Senti, io ti volevo fare unirti a me, perché come tu sai che noi proprio in provincia di Treviso, a Montebelluna, faremo il raduno dell'arma d'artiglieria, no? C'è un signore che ha sia un albergo, ma ha quasi 80 anni ed è appassionato della Grande Guerra. Lui si chiama Narciso Sfoggia e mi ha appena chiamato pregandomi: mi raccomando, mandatemi la trasmissione che voglio sentire. Dunque, vedi, come vedi, persone veramente eccezionali nonostante l'età. Lui dice che si mette fuori dal suo giardino nell'albergo che gestisce l'Artemisia e si legge i racconti della Grande Guerra e ne parla con i nipoti. Pensa che bello, un po' praticamente quello che fai tu parlando a tutti. Certo, anche perché il nostro spettacolo nasce dall'idea dei racconti di un nonno ai nipoti, la sera davanti al focolare, come è classico qui in Friuli. Beh, anche perché insomma poi adesso magari no, è un po' diverso con le attrezzature moderne, ma una volta era veramente i nonni erano i datori del sapere, del chiacchierare insieme, e poi il famoso bicchiere di vino, due castagne, faceva freddo, no? Sì, sì. Avevano comunque l'intrattenimento, la sana tradizione di famiglia che ormai sì. Sta un po' scomparendo dappertutto, e questo purtroppo per i ragazzi che non l'hanno provata non sarà sicuramente purtroppo perderanno qualcosa come tutte le generazioni, lo sai, se non si riesce a parlare
una dona una cosa e l'altra ne cede un'altra. Invece purtroppo in queste situazioni, come si dice, purtroppo perdono tutti, insomma, ecco, via, questo è la fregatura. Senti, allora, noi abbiamo messo in scaletta, come dicevi tu, appunto, i diversi sonetti che tu ci racconterai, che l'hai tratti dai tuoi libri, perché molte persone non sanno, ma tu, oltre appunto a fare quella tua professione di ortopedico, hai questa passione per il teatro e anche sei anche uno scrittore. Sì, io ho scritto diversi libri, ma soprattutto ne ho scritti quattro sulla Prima Guerra Mondiale, ed è il racconto di tutta la guerra, assolutamente aderente ai fatti, ma fatta con, diciamo, i sonetti in romanesco. Questa è la peculiarità di questo mio lavoro, che devo dire ha trovato grande interesse da parte di tantissima gente. E quindi questa sera volevo sostanzialmente raccontarvi di quella piccola parte della guerra, spesso da molti dimenticata, che è la ritirata, cioè quel periodo fra Caporetto ed il Piave, cioè abbandonato Risonzo e raggiunto il Piave. In quella settimana che cosa non è successo e quelle cose che hanno permesso di salvare quella che noi chiamiamo patria. Eh sì, noi abbiamo questo vizio che purtroppo non ci passa, è un po', come si dice, un po' come il mangiar bene. Noi questa che loro chiamano paese, noi la chiamiamo patria. Beh, non è proprio la stessa cosa, come dicevo sempre io, ma non, come si dice, io la mia purtroppo dico sempre, io non mi chiamo Matteo, chiudo sempre i miei interventi in questa maniera qua, non lo so perché, però io ti lascio il microfono allora per il primo sonetto che tu volevi appunto cantare, che era Caporetto. Scende la sera su Caporetto, piove, il fondovalle è avvolto nella nebbia e nel silenzio. Ma alle 2 di notte tona l'artiglieria di là dal monte, e notte tutto intorno si confonde. Mi sembra un uccelletto fra le fronne mentre il vento m'agita la fronte. Il gas mo tenebra la mente, e il freddo mi blocca il movimento. Nel buio c'è solo un urlamento e la paura m'assale crudermente. Marzo per forza di disperazione, cerco di ritrovare la strada antica e della vita mia torna padrone. Ma le volte non basta l'intelletto, né pensare d'avere la sorte amica, verità de subina Caporetto. E questa era appunto il tuo primo sonetto che noi accompagneremo insieme a Era una notte che pioveva, la canzone che secondo noi è più adatta alla nostra situazione. Stai qui e rimani, ti lascio in attesa, così continuiamo dopo. Capito, Massimo? Ma sì, esatto. Mentre dormivo sotto la tenda,
Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Eh sì, è proprio la voce dei nonni in grigio verde che noi cerchiamo di raccontare insieme a Massimo Neri, che è ospite qui in trasmissione per parlare appunto dei nonni in grigio verde. Abbiamo parlato appunto della sentinella del disagio, no? Che si prova comunque in quelle notti fredde, ecco, poi l'ora a 2000-3000 metri fa freddo, ragazzi, fa tanto freddo. Io ho i miei ricordi ed ero in tempo di pace, mi abbassano e mi avanzano, figuriamoci questi ragazzi porelli veramente. Massimo, tu che vivi in quelle realtà, insomma, oggi viva Dio non fa più quel freddo di una volta, ma quando pizzica da quelle parti pizzica davvero, eh. Massimo, mi senti? Sì. Ecco, ti dicevo, dico, quando pizzica da quelle parti il freddo pizzica per davvero, eh. Eccoci. Massimo? Eccomi. Ecco, io ti sento, ti dicevo, quando pizzica da quelle parti, pizzica davvero il vento, il freddo. Ah, beh, chi abita a Roma non si rende conto che tempo fa qui. Io ho passato 27 anni a Roma, solo quando sono arrivato qui ho capito che differenza c'era fra il sole e l'ombra, perché qui fa veramente freddo quando fa sole. Sì, guarda, ti dico, nonostante, ecco, vedi, oggi per dire ha fatto 12 gradi qui, che e infatti ha dato anche qualche problema ai ripetitori radio, anche a noi ha dato qualche difficoltà, intanto i segnali van via e vengono, purtroppo col maltempo non ci si può far nulla, ma quello che dicevo appunto, io che ho avuto questa esperienza, io ho fatto quelle guardie, come dicevo una volta, a Casale Monferrato a meno 18, meno 20, ragazzi, c'è un'umidità, un freddo, non sembravamo i reduci di Russia come eravamo combinati, perciò, e non c'era quel clima di guerra, di tensione, di paura, appunto io immagino la sensazione, ecco, quando sono stato lì, carissimi amici all'ascolto, a Montebelluno, ho fatto la strada del Montello e ho percorso, sai, ho fatto la strada dei bunker lungo il Piave. Beh, mi ha preso veramente un magone, perché onestamente vedere quelle che erano poco più di buche, di pozze proprio, perché se piove praticamente fai la fine del topo, rimani là dentro, e in mezzo a una foresta, chiamiamola qui, come lo vuoi chiamare, che non sai da che parte viene, se c'è qualcuno, capito? Le notti passate là io penso che siano veramente, a dir poco, disarmanti. E come si fa a chiamare vili i ragazzi che solo bastarci una notte già deve avere un coraggio a parte. Bene, a proposito di virtà, io ti lascio ancora una volta il microfono, intanto poi manderemo appunto il testamento del capitano, ti prego di rimanere con noi, intanto il microfono torna a te per il sonetto Virtà. Quattro giorni dopo il famoso 24 ottobre, la mattina del 28 ottobre del 17, viene emanato il tristemente famoso bollettino di Cadorna, in cui il generale addossa la responsabilità della sconfitta alla codardia dei suoi soldati. Virtà. E mo che avevamo perso a Caporetto, c'è tutto uno scarico a barile. Ancora sono a morte il campanile che già si cerca di trovare il difetto. Ci hanno fregato con l'artiglieria, ma va, sono le nostre sentinelle che le nalebbia, poverelle, non l'hanno visto scenne per la via. Sarà che c'era un'altra strategia, ma avemo preso una botta micidiale e il nemico ci ha spazzato via. Ma che se dica che è stato per virtà, me scusi tanto, caro generale. Io questo
non lo possa sopportare. Eh sì, giustamente. E a noi, dopo questo sonetto, il testamento del capitano, una canzone che secondo me recita proprio appieno l'attaccamento di tanti ufficiali, sottufficiali, in particolar modo di complemento, che hanno veramente speso la loro vita insieme ai propri uomini. Testamento del capitano, cantato dal coro della Brigata Alpina Tridentina. Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. E bentornati in trasmissione con Gianluigi qui dagli studi di Radio Vacanze presso l'agenzia di Viaggio e Vita Roma, e siamo ancora in collegamento con il nostro amico Massimo da Pordenone. Pensate, questo collegamento unico che offrono ormai le web radio, che permettono di arrivare ovunque. Sai, non ti ho detto una cosa, Massimo, non abbiamo parlato, che è interessante. Questo nostro programma adesso andrà in onda anche su Radio Blu Italia ad Adelaide. Nostro bene. Sono veramente contento, mi ha scritto, anzi io colgo l'occasione per ringraziare Paolo, il titolare della radio, appunto, che vive ad Adelaide, è un italiano, lui è anche guida turistica, e mi ha contattato, ha sentito il programma, mi ha chiesto se poteva rimandarlo, noi felicemente, e voi per gli italiani che vivono in quella terra così lontana. Dunque, come vedi, l'affetto per questa nostra casa, come si dice, ancora c'è, viva Dio, ancora c'è. Il prossimo sonetto che mi farai ascoltare appunto qui ai nostri amici d'ascolto, appunto, è il sonetto intitolato L'Onore. E subito dopo Caporetto,
Il generale Cadorna ordinò al comandante della Quarta Armata, generale Mario Nicolis di Robila, di abbandonare il Cadore e di portarsi rapidamente sul Grappa, ove attestarsi ad estrema difesa. Come nonna che tutto travolge, l'avversario ormai superiore si è preso cortina con tutto il Cadore, senza che nessuno se ne accorge. Presto sul Grappa, pronti a soffrire, raccolga la truppa, signor generale. L'onore d'Italia è lo scontro finale. L'ordine è questo: tenere o morire. Sulla montagna mo siamo schierati, con le mitraglie nei nidi piantate e li cannoni sul nemico puntati. Ora aspettiamo, senza fiatare, che per piasse le nostre vallate su questi corpi dovranno passare. Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Ed è tornata a noi la voce dei nostri nonni in grigio verde, quella che praticamente ci fa ancora più forte sentire la passione per casa nostra, quella che noi abbiamo veramente con tanta voglia a accogliere le persone che hanno bisogno, ma ricordare che appunto questa è terra dei nostri padri. Come dici tu, patria non è una parolaccia, significa solo terra di padri, non è che no, giusto Massimo, non è che stiamo parlando di chissà quale follia. No, voglio dire, patria è una parola
che ha il suo profondo significato e sembra che tanta gente abbia paura solo a pronunciarla, per cui anche per questo, diciamo, ho smesso le mie vesti di medico per salire sul palco e mettermi in gioco per richiamare tutti a quelli che sono i nostri profondi comuni sentimenti e le radici che abbiamo noi tutti, Eh insomma. certo, ci mancherebbe. Anzi, con l'occasione, guarda, io posso dirti che c'è stato un bellissimo concerto dedicato alla Grande Guerra dove due pianiste, Elena Buttero e Anita Frumento, hanno cantato a Torino, presso il teatro, scusa, di Vado Ligure, perdonami. Loro sono due pianisti torinesi, è per questo che mi sono confuso, e hanno fatto una grande carrellata delle musiche sulla Grande Guerra. Ecco, quando vedi che non sei solo, che comunque ha un valore quello che porti dentro, sicuramente ti aiuta a fare meglio, ecco, il confrontarsi, il condividere. E poi io ho sempre davanti a me il pensiero di questi ragazzi, chi marchigiano, chi siciliano, chi sardo, che neanche si capivano, erano poco più che, no? Che ragazzi. Guarda, io non lo so, però per me è comunque un grande onore, come penso per te, dargli voce. E lo facciamo con l'altro sonetto ancora, che è il sonetto Vidor, che tu mi dicevi che è l'ultimo ponte che hanno fatto saltare per la lira di Caporetto. Esatto. E infatti uno a uno furono fatti saltare tutti i ponti sul Piave per arrestare l'avanzata del nemico. E alle 8 di sera del 10 novembre toccò al ponte di Vidor, l'ultimo dei ponti sul Piave ad essere distrutto. Per permettere all'esercito in rovina di attraversare il Piave con onore, tanti eroi se ne andarono al Creatore, cercando di rallentare l'onna assassina. Brillate le mine sulle campate, l'unico ponte a Vidor rimaneva e fa passare chiunque poteva, mentre s'alzavano le barricate. Un gruppo d'arpini con la mitraglia, al loro fianco un pugno d'arditi, pronti all'impatto, come muraglia. E quando fu sera, raggiunto l'alloro, i pochi rimasti, pur anche feriti, saltarono in aria, con l'anima loro. Qualcosa di eccezionale. Questo ponte di Vidor, io mi ricordo che il comandante della Brigata Sassari li fece passare il ponte a spallarmi, questi ragazzi della Brigata Sassari, e in omaggio a questo la tradotta. La tradotta che parte da Torino.
Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Ed eccoci qua, tornati in trasmissione, sempre con il nostro amico il dottor Massimo Neri, che ringrazio ancora una volta perché ha fatto delle cose stupende. Ad averne persone come lui che si trovano, per carità, solo che magari no, si ha sempre un po' di timore per essere bollati, ma chissà di quale infamia, no? Quello invece noi praticamente quello che dimostriamo sempre l'affetto verso questa casa nostra. Senti, volevo dire, vuoi lanciare l'indirizzo web, così perlomeno chi vuole può venire a, diciamo, a vedere, sì, a sentire anche le date, insomma, ecco, i tuoi contatti. Sì, praticamente io ho un sito internet dedicato proprio a tutta questa attività, che è www.lagranneguerra.it, quindi www.lagranneguerra.it. Lì ci si trova tutte quante le nostre attività, quelle passate, quelle presenti e quelle soprattutto che stiamo già mettendo in cantiere, tant'è che già siamo preparando il 2018, addirittura abbiamo contatti con Aosta, con Sassari, con Verona, dove spero di riuscire ad avere mia ospite la signora Agostina D'Alessandro Zecchin, che ho avuto modo di conoscere proprio tramite la trasmissione, e poi tante altre date che speriamo di riuscire a portare a termine. Ecco, qui possiamo dire che in questa trasmissione si incontrano gli italiani, possiamo dirlo? Ah, io penso proprio di sì, possiamo dirle anche con un pizzico d'orgoglio. Come dicevo, quello, quando chiuderò, io chiuderò ormai, chiudo sempre così. Il mio nome non è Matteo. Io chiudo proprio così. Mi dispiace. No, non mi dispiace. Sono stracontento di non chiamarmi Matteo. Senti, allora, siamo arrivati, diciamo, all'ultimo tuo sonetto per questa sera. Ovviamente tu hai dei libri che, dove praticamente possono sentirseli tutti, ecco. E poi venirti, sì, a vedere. Allora, il sonetto che si chiama appunto Er Piave, detta la romana. A te i microfoni. E poi il Piave. Statemi a sentì, amici miei, statemi a sentì, non ce se crede. Sul Piave ci siamo ritrovati, ci siamo messi lì, lungo la riva, con le baionette innestate, fermi ad aspettar nemico. Non ce se crede. Sul fiume sacro ci ritrovammo in tanti, i nostri sguardi, i nostri giuramenti, pronti a combattere anche coi denti, piuttosto che il nemico venga avanti. Tremendo fu l'impatto con l'impero, per lui era l'ultima occasione, insieme al germanico squadrone combatté da impavido guerriero. Ma la dignità d'un popolo ferito scagliammo come un dardo all'aggressore, che ormai pensava d'avecce tramortito. E sul Piave versammo una barriera, fatta d'orgoglio e furgido valore. Atene alta dell'Italia, la bandiera. Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi campi il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera.
modi passarono quella notte i panni, la sera bisognava e andare avanti, e s'udiva intanto dalle amate sponde, e son messe lieve le tribù di arte l'onde, era un presagio dolce e lusinghiero, il piave mormorò, non passa lo straniero. Ma in una notte trista si parlò di un fosco evento, e il piave udiva l'ira e lo sgomento. Ai, quanta gente ha vista venir giù, lasciare il tetto, poiché il nemico irruppe a caporetto. Proprio ovunque dai lontani monti venivano a gravir tutti i suoi ponti, s'udiva allora dalle violate sponde, sommesso e triste il mormorio dell'onde, come un singhiozzo in quell'autunno nero, il piave mormorò, ritorna lo straniero. E ritornò il nemico per l'orgoglio, per la fame, voleva sfogare tutte le sue brame. Vedeva il piano aprico di lassù, voleva ancora sfamarsi e tripudiare come allora. No, disse il piave, no, dissero i fanti, ma in più il nemico faccia un passo avanti. E si vide il piave di gonfiare le sponde, e come i fanti combattevano le onde, rosso del sangue del nemico altero, il piave comandò, indietro va, straniero. Indietreggiò il nemico fino a Trieste, fino a Trento, e la vittoria sciolse le ali al vento. Fu sacro il patto antico, tra le schiere furono visti risorgere Oberdan, Sauro, Battisti, in Francia al fin l'italico valore, le porca l'armi dell'impiccatore, sicura l'Alpi, libere le sponde, e tacque il piave, si placarono le onde, sul patio suo vincitor di imperi, la pace non trovò né oppressi né stranieri. Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia ascolta il piave, la voce dei nonni in grigio verde. E che bella carrerata, bentornati in trasmissione alle 19.39 qui dagli studi di Radio Vacanze in via Bartolomeo a Roma, dove siamo ospitati dall'agenzia Viaggio Vedo, che è lo sponsor del programma. Infatti, come può anche dirlo il nostro amico Massimo Neri, che praticamente chiunque, ripeto, chiunque ha delle attività inerenti alla Grande Guerra, sia che siano spettacoli teatrali, libri o presentazioni di manifestazione, non deve versare neanche un euro per avere lo suo spazio radiofonico. Questo è il nostro omaggio, perché, come abbiamo detto sempre, sulla pelle dei caduti non ci si deve speculare neanche un soldo. Questo è il nostro modo di fare, è vero Massimo? E questo va a tutto tuo onore che gentilmente metti a nostra disposizione tutto questo spazio, che altrimenti sarebbe assolutamente impossibile da trovare su qualsiasi radio nazionale. Grazie, sì. Ancora in nome di tutti, veramente. È un piacere, come dico io sempre dovunque, questo è il nostro motto come artigliere, io lo porto avanti. E poi quando si sentono queste canzoni, io credo che veramente quando uno sente ancora la fermare al piave, qui non passeranno. Chi è che non ha ancora la voglia di stringere un pugno e dire no, qui non si passa? Ecco, credo che sia in noi questo spirito innato, questa voglia di non sentirsi ancora una nazione. Ecco, forse è proprio quello, ma noi siamo ancora quelli che si sentono nazione al di fuori degli stadi di calcio. Questo credo che sia ecco, quello che ci distingue un po', ecco. Io ancora ho detto, questa mia battuta, il mio nome non è Matteo, l'ho tirata fuori quando lui salutò gli alpini con la destra, no? Io mi sono guardato e dico, c'è una signora, dico, questo è pazzo scatenato, io avrei fatto un dietro fronte e l'avrei lasciato là davanti come un piccio. Però con questo mio pensiero, viva Dio, rispetto in questi pochi giorni fa la festa delle Forze Armate, rispetto per quello che, anche se non è più l'esercito mio, l'esercito dove magari hanno servito tanti altri, però comunque rispetti un po', sono figli d'Italia anche loro, ecco, via, vogliamo dire questo, anche se qualcuno comincia a essere colorato, però sono figli d'Italia, d'altronde questo è il mondo che cambia, ma facciamo sì che cambi in bene, portandosi dietro
quelli che sono i valori dello stare insieme, il valore del rispetto, ma anche il valore delle integrità del territorio del paese in cui sei ospitato. Credo che sia corretto come spiegazione, giusto Massimo? Credo che tu convenga, perché è assolutamente condivisibile. Poi, tu col, esatto, tu col giuramento ipocrita che hai fatto, ovviamente non hai no, messo in dubbio mai né colore né razza né cosa, se serve una mano si dà, per carità di Dio. Però casa nostra è casa nostra, come casa loro è casa loro, per carità di Dio. Allora noi diciamo ancora una volta grazie alla Viaggio Veto che ci ospita, perché onestamente mentre noi trasmettiamo loro stanno lavorando e hanno delle cose interessanti anche per chi e come diciamo vuole venire a vedere qui la tomba del maresciallo Diaz, che è qui nella chiesa di Santa Maria dell'Angeli. Basta chiamare appunto lo 06 410 1680 e avranno un occhio di riguardo, perché vengono, no, come si dice, vengono con uno spirito diverso, non è che vengono soltanto a visitare Roma. Non so, molti forse ascoltatori non lo sanno, ma quando si viene a Roma per motivi sanitari, anche se si alloggia in un albergo, in un appartamento, lo sai che non si pagano le tasse di soggiorno? No, non sapevo neanche io questa cosa. Normale, voglio dire, fai un altro lavoro, però è così. Perciò noi, ovviamente, noi quando vengono qui nei nostri appartamenti vicino qui alla sede di Radio Vacanze, che noi mettiamo a disposizione con 25 euro a notte, non con la sciocchezza, noi facciamo in modo maniera che neanche, siccome vengono qui per venire a visitare appunto l'altare della patria, vengono per visitare la tomba di Armando Diaz, noi non mettiamo tasse di soggiorno. Dunque, è il minimo che si possa fare, non è come era una volta nelle camerate, no? Che si scambiavano i doni, si scambiavano un po' dalle sigarette al panino, ecco, un po' che però la stessa identica cosa, né più né meno. Tanto di che quello. Perlomeno questo, voglio dire, non posso fare la guerra agli austriaci, però perlomeno posso aiutare i miei, questo sì, poco ma è sicuro, insomma, ecco, non toccherò mai, come posso dire, non farò mai, sai, no, quando tu, la gente oggi ha questa abitudine di andare a toccare le tombe dei poveri caduti, una cosa incredibile come il monumento della Folgore qualche giorno fa a Parma, che è stato imbrattato, io dico solo come viene in mente, è un monumento che ricorda ragazzi, però... E insomma, ecco, noi cerchiamo di vederla un po' diversamente. Bene, allora io ti ringrazio, ti diamo appuntamento al prossimo martedì, perché ricordiamo che le speciali dell'Italia Ascolta il Piave e di Radio Vacanze vanno in onda alle 19 rispettivamente, il martedì per l'Italia Ascolta il Piave e il mercoledì per Radio Vacanze. E mentre normalmente la programmazione normale invece è il martedì alle 12 e il mercoledì alle 12. Questi sono gli orari normali. Vi ricordo anche che molte questo fa piacere, fa onore, ecco, cominceremo a trasmettere anche i nostri programmi lì ad Adelaide in Australia su Radio Blu Italia. C'è una trasmissione il martedì, solo il martedì, in esclusiva su Radio Vacanze, dedicata al coro degli alpini, alla Lana Roma, anche questo grazie al tuo contributo. Allora, tutti i martedì alle 21 ci sono le canzoni del coro Ana Roma. Ti prego di ricordarla anche a Claudio, che mandasse qualche altra canzone, se no ci cacciano via. E poi ci sono gli altri programmi della radio, che io vi consiglio comunque di ascoltare sempre in amicizia e in allegria, perché io sono straconvinto, vedi, io credo che se uno incontrerebbe quei ragazzi caduti tanto tempo fa, loro quello che vorrebbero è che noi vivessimo in pace e soprattutto in allegria, ma con il pensiero che questo lo si deve anche a loro, anzi soprattutto a loro. Bene, sicuramente condivido tutto ciò e ti ringrazio ancora per la possibilità che mi hai dato per esprimere tutto quello che penso su questa materia, e speriamo che tutto questo permetta semplicemente di mantenere vivo il ricordo e che questo sia comunque un piccolo insegnamento per tutti quelli che ci seguiranno. Ah, sicuramente sì, intanto noi ci sentiamo, io ti lascio e cercherò di contattare il nostro amico Renato Maradessa per parlare un po' appunto di quello che è successo dopo Caporetto, e ti lascio con una bellissima canzone, Signore delle Cime. Ciao e grazie di essere stato qui su Radio Vacanze. Ciao. Grazie. Ciao Massimo. Ciao, ciao.
Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Bentornati in trasmissione con Gianluigi alle 19.49, abbiamo ancora qualche minuto e in collegamento da Vicenza, qui siamo andati a rompere le scatole ancora una volta. Leonardo Malatesta, buonasera, benvenuto in trasmissione. Leonardo, buonasera, mi senti? Sei in onda? Abbiamo perso Leonardo, prova a richiamarlo, intanto ci facciamo due chiacchiere noi. Ecco Leonardo, vediamo se ci... eccolo qua. Prego la regia di chiamarlo, perché stasera volevamo parlare con voi attraverso Leonardo della, appunto, di quello che è successo subito dopo, cioè dell'attestazione della famosa battaglia d'arresto. Ecco, vedo che la regia sta chiamando, sento in cuffia. Eccoci. Buonasera Leonardo, ben trovato, come stai? Bene, grazie, buonasera a tutti. Grazie anche a te, e come dicevo, ogni tanto questo maltempo su Roma ha fatto le bizze anche con noi in radio, ha fatto patire un po'. Però insomma, ecco, viva Dio, ci siamo riusciti a portare a casa questa trasmissione e, come ho detto prima al nostro amico, il dottor Massimo Negri, noi qui diciamo il mio nome non è Matteo. Qualche giorno via ci cacciano via, però insomma dai. Senti, allora parliamo della nostra chiacchierata, ecco, la famosa battaglia, ecco, siamo arrivati al Piave, la linea che tu mi dissi una volta che l'aveva pensata Cadorna, questa linea di difesa, è corretto? Se Assolutamente. Allora, ai primi dell'ottobre 1917 Cadorna, ancora capo di maggiore dell'esercito, visitò il Monte Grappa. Il Monte Grappa fino ad allora era una zona densamente non densamente militarizzata. Lui aveva ordinato l'anno prima delle batterie di artiglieria e una strada, la strada che attualmente da Romano Zerino sale a Cima Grappa, la famosa strada Cadorna. Lì disse ai suoi compagni di viaggio: questa sarebbe stata la massima linea di difesa, cioè Massiccio del Grappa e il Piave. E così fu, perché il 24 ottobre 1917 inizia la 200ª battaglia su Risonzo, chiamata anche battaglia di Caporetto, che siamo tutti, ci sarà lo sfondamento delle linee della seconda armata, e quindi tutto il Friuli verrà occupato dagli imperiali, e la nuova linea di massima resistenza sarà sul Grappa e sul Piave. E quindi in questa nuova linea avremo nel novembre 1917, quindi pochi giorni dopo la fine della battaglia di Caporetto, la battaglia d'arresto, cioè le truppe della quarta armata, l'armata del Cadore, che era riuscita a ripiegare dal Cadore verso il Grappa e si era difesa sul Grappa, e poi la terza armata del Duca d'Aosta, che arretrò dalla zona del Friuli e si dislocò nella zona del Basso Piave, vale a dire tra Cava Zuccherina e Venezia. Cava Zuccherina attualmente non è nient'altro che Jesolo. Lì ci fu la linea di massima resistenza italiana. Quindi la battaglia d'arresto, che iniziò il 15 novembre 1917 e terminò pochi giorni dopo, ma fu importantissima perché l'esercito italiano riuscì a difendersi sia in montagna che negli acquitrini del Piave, perché dobbiamo ricordare che negli acquitrini del Piave, oltre alla terza armata, ci fu anche le fiamme gialle con tre battaglioni, il settimo, l'ottavo e il ventesimo battaglione, e poi la marina militare, che aveva su dei pontoni, cioè che erano delle specie di barche nella laguna, dei cannoni, i cannoni della marina, che furono utilissimi per aiutare le truppe, le fanterie in azione. E sul Grappa la quarta armata riuscì a difendersi strenuamente l'attacco degli austro-tedeschi. Dunque, quindi bella storia, ecco. Assolutamente. Insomma, credo che sia comunque da ricordare che anche l'impegno della Marina, che praticamente impegnò i suoi marinai, li fece diventare fanti, in poche parole. Assolutamente sì. Il reggimento di fanteria San Marco nacque proprio in quel periodo, perché la Marina, oltre alle navi, utilizzò questi pontoni armati proprio per aiutare le truppe di terra, cioè l'esercito italiano. Dobbiamo anche ricordare che nella zona attorno a Venezia c'era anche una linea fortificata con delle batterie costiere, cioè possiamo ricordare la batteria Amalfi, che si trova ancora oggi a Carolino Treporti, che aveva una cupola binata, cioè aveva due cannoni da 381 mm. Ecco, spieghiamo per chi
magari è appassionato, però viene da un'altra specialità. Quando si parla di cannoni da 381, significa circa 38 centimetri di bocca da fuoco di diametro e soprattutto un alzo che va da 0 a 45 gradi, con una gettata almeno, da quanto mi ricorda io, di 15 chilometri almeno. Questo almeno. Il proietto, che non abbiamo detto, il proietto pesa intorno ai 150 kg, mica scherza. Assolutamente sì, i cannoni della Amalfi arrivarono anche oltre a 20, quindi certo. Dovete pensare che gittata poteva avere, anche perché l'obiettivo degli imperiali, l'obiettivo tutto simbolico, era occupare Venezia. Venezia invece venne mai occupata, per fortuna degli italiani. Beh, perlomeno non gliel'abbiamo lasciata così, ecco, questo è importante, anche se una volta abbiamo parlato, la gente non lo sa, ma Venezia venne bombardata all'inizio della guerra, te lo ricordi, sì? Assolutamente, Venezia, pochi lo sanno, ma dal 1915 fino al 1918 venne molte volte bombardata, bombardamenti aerei. Certo, noi... Ecco, ma magari un giorno ne parleremo. Intanto torniamo appunto ai nostri fanti di marina, anzi permettimi con l'occasione di ricordare i nostri marò tornati in Italia che sembrano che siano caduti nell'oblio. Io faccio comunque da questa trasmissione, da questi microfoni di Radio Vacanze qui dallo stadio di Roma della Via Geppetto, li faccio i miei migliori auguri perché una vita serena e noi, per noi sono sempre bentornati a casa, perciò per terra, per mare, San Marco. Assolutamente. Allora, dicevamo, incontro, andiamo avanti con il nostro chiacchierata. Beh, allora, durante la battaglia d'arresto dovevamo sfatare un mito, che l'esercito italiano era finito. Caporetto fu sempre una sconfitta militare, ma non fu un tracollo psicologico, perché come poteva essere che nel giro di 15 giorni prima erano tutti incapaci e poi invece combatterono strenuamente? Perché sul Grappa ci furono dei momenti molto difficili per l'esercito italiano, perché era ancora in dislocazione la quarta armata e riuscì a resistere estremamente agli attacchi austro-tedeschi, che non erano proprio delle passeggiate assolutamente, anche perché sul Grappa le difese che vediamo oggi, come per esempio la galleria di Vittorio Emanuele III, il forte interrato scavato all'interno della nave del Grappa, venne costruito dopo. Quindi sul Grappa eravamo in novembre, devo pensare ai novembre dell'epoca, quindi già molto freddo, le trincee appena bozzate e questi militari arrivati in nuove posizioni riuscirono a difendersi, perché in caso fosse stato occupato tutto il Grappa e si sarebbe aperta la via verso la Torre Vicentina e quindi il Grappa non avrebbe servito più a nulla. Certo. Invece che ci fu la resistenza strenua da parte della Quarta Armata. Ecco, questo è importante. Io, a quanto voglio dire, possiamo citare, noi avevamo la quarta armata, la terza armata, quella del Duca Medio d'Aosta, poi c'era anche la seconda, giusto? La seconda armata però si è dissolta proprio durante la ritirata di Caporetto. Vabbè, è sicuramente la seconda armata, ecco, ma io credo che però si sia dissolta così perché comunque è lasciati senza ordini, senza, perché non assolutamente, assolutamente. Perché come dici tu, non può essere che 10 giorni prima erano soldati, 10 giorni dopo erano diventati tutti vili, tutti non... Esatto. Non ci credo nemmanco lontanamente, avendo fatto, come dice Nanaia, anch'io, quello spirito che si crea e specialmente nelle parti operative, no? Quando si va ad operare sul campo, perché finché si fa l'esercitazione si prende, però quando si va a sparare davvero, te posso dire, guarda, che anche gli ufficiali ci si avvicina molto, non c'è più quella distanza, in particolar modo con diciamo, ecco, con gli ufficiali di grado più basso, dal capitano, tenente, sottotenente, che stai vicino, che sai che se quel carro salta per aria, loro vengono via con te, poco da fare. Assolutamente. Allora si crea sicuramente qualcosa di particolare. Senti, grazie appunto al nostro generale Cadorna siamo riusciti a fermarlo sul Grappa e poi dopo ci sarà l'avvicentamento con Graziani. Allora, questo è con Graziani, con Diaz, perdono. Con Diaz. E io questo però lo lascerei per la prossima puntata, per il prossimo martedì.
dove ci sarà un'altra speciale alle 19. Io intanto voglio dirti grazie, voglio dare al nostro pubblico che segue appunto Radio Vacanze il sito, che è www.leonardomalatesta.it. Ha anche una bellissima pagina Facebook, potete trovarlo, visitarlo, farle le domande. Vi ricordo che è una persona che ha scritto più di 26 libri sulla Grande Guerra e non solo. E i libri di Leonardo possono essere anche visti e commentati direttamente dal sito di Radio Vacanze, dove c'è una sezione dedicata ai libri proprio di Leonardo e qualche altro scrittore, che è poi acquistabile direttamente su Amazon attraverso appunto il sito di Radio Vacanze. Credo che sia veramente tutto, e io ti ringrazio, grazie della tua amorevolezza verso questo programma, e ci sentiamo martedì prossimo. Benissimo, buona serata a tutti. Ciao Leonardo, grazie. Ciao. Allora carissimi amici all'ascolto, come non lasciarvi con il nostro inno d'Italia e darvi appuntamento al prossimo martedì con l'Italia Ascolta il Piave. Ringraziando anche il nostro amico Paolo di Radio Blu Italia Adelaide, che trasmetterà questa trasmissione, ringraziando il nostro amico appunto invece Leonardo Malatesta, Massimo Neri, Alessandra Zacchin, Agostina d'Alessandro Zacchin, ancora il coro Ana Roma per le musiche, e anche al mio amico Giordano Zacchini, presidente del coro della Brigata Alpina di Dentina, e anche il papà di questa trasmissione, tenente colonnello Furio Cerlati. Meglio di così, abbiamo salutato tutti e vi lascio appunto con l'inno d'Italia del coro della Brigata Alpina di Dentina. Appuntamento al prossimo speciale martedì prossimo alle 19 con l'Italia Ascolta il Piave. Hai ascoltato il programma radiofonico L'Italia Ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde, ideato e condotto dall'artigliere Gianluigi Leoni, che ti dà appuntamento a martedì prossimo su www.radiovacanze.com. Ancora ben trovati all'ascolto da Paolo Vicone, dalla redazione in apertura alla pagina politica, pura fantasia, così...